Buongiorno, un saluto a tutti. Un difensore, l'ultimo presentato era a Japon con un difensore. Oggi l'ultimo è Dermagu, un altro difensore, solo uno è esterno, lui è centrale. Hanno due cose in comune, una di essere nazionale dell'Under 21 italiana, lui non nazionale Under 21 ma nazionale maggiore albanese, con la quale ha collezionato ben 11 presenze, realizzando anche una rete, se non sbaglio, no? Sì. Quindi diciamo da un nazionale all'altro, anche se differenze di nazionale. Ed è l'ultimo giocatore acquistato, si è chiusa la nostra campagna trasferimenti e quindi ve lo lascio per le domande di Rido, se non quella di dirvi che con l'arrivo di Dermago abbiamo completato la batteria di difensori centrali, che è importante, e lo ha dimostrato l'ultima partita, dove l'altra sera con la Cremonese ci ha confermato che quello che pensavamo di lui, di essere un calciatore che ci può dare tanto in una squadra quasi tutta nuova, e quindi l'esperienza, le capacità dei singoli ci aiuteranno in un processo di crescita. Ve lo lascio poi. Grazie direttore, c'è una domanda di Rido, Corriere dello Sport. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Tu sei nato in Italia, cittadino italiano, anche se sei un pilastro nazionale albanese. Ecco, in carriera non è che hai fatti molti gol, l'ultimo penso col Cosenza 2 anni fa. Ecco, cosa hai provato? L'esordio in maglia giallorossa. Un salvataggio, primo tempo, in estremis, sulla palla che poteva essere pericolosa, e poi il gol del pareggio. Ecco, cosa hai provato? Quale migliore esordio potevi avere di questo? No, in effetti non è mancata solo la vittoria, diciamo, per chiudere proprio in bellezza questo esordio. Non è sicuramente il mio ruolo quello di segnare, come ha detto lei, non ho segnato tantissimo in carriera, e l'ultimo l'ho fatto con la nazionale quasi un anno fa contro l'Islanda. Però sì, sono molto contento, perché sicuramente mi aiuta ad inserirmi ancora meglio in questa squadra. Comunque segnare all'esordio per me è stato bellissimo. Grazie Cassio, c'è una domanda di Giuseppe Cardi della Gazzetta dello Sport. Letizia. Buongiorno Dermago. Buongiorno. Due domande. La prima, ho letto qualcosa di sue dichiarazioni, considera ancora Bruno Alves il modello di riferimento nel suo ruolo? E poi i suoi genitori, la sua famiglia, so che si erano trasferiti e il suo papà era anche un calciatore a livello dilettantistico, se non sbaglio, sono ancora a Scandiano o sono altrove? Allora, sulla prima domanda, Bruno Alves per me è stato un esempio importantissimo l'anno scorso. Comunque condividere un anno di spogliatoio con un campione che ha vinto europeo, ha vinto campionati, ha giocato in tutta Europa, per me è stato un grosso punto di riferimento, perché oltre a essere un grande giocatore mi ha insegnato tanto anche al di fuori del campo, che era sulla vita professionale, perché comunque lui è arrivato a 39-40 anni che è ancora in forma smagliante. E quindi sì, per me è un punto di riferimento importante, un giocatore incredibile. Sulla seconda domanda, no, allora io sono nato a Scandiano e da genitori comunque nati e cresciuti in Kosovo, e poi abbiamo vissuto lì fino a 20 anni. Adesso i miei genitori, uno vive a New York, mia madre vive in Kosovo, mio fratello vive a Londra, quindi siamo un po' divisi, però
però va bene così, nel senso siamo sempre molto uniti e ci vogliamo tanto bene. Grazie, alla domanda di Pierpaolo Verri della Gazzetta del Mezzogiorno. Ciao Caspiot, benvenuto a Lecce. Io vorrei fare un passo indietro al momento in cui hai scelto di venire a Lecce. Quali sono i motivi che ti hanno portato a questa scelta? E poi, riprendendo delle parole che ci disse il direttore tempo fa, ci disse: io a Caspiot non potevo dare la Serie A e quindi ho puntato sull'aspetto sentimentale. Gli ho detto: vieni qui nella terra dove ti affacci dalla finestra e vedi le montagne della tua Albania. Quindi nella scelta quanto è stato importante anche l'aspetto sentimentale, oltre a quello tecnico del Lecce? Ma la scelta per me è stata abbastanza facile, perché comunque quando uno non rientra magari in un progetto come poteva essere quello di Parma, comunque non ti danno certe garanzie, uno inizia a guardarsi intorno. E appena ho saputo di Lecce non ci ho pensato più di tanto, nel senso che per me non è assolutamente una piazza che merita di essere dove è ora. E c'è un progetto comunque importante, sono molto contento di farne parte. E sì, poi col direttore siamo sentiti e comunque per me è stato molto importante parlare con lui, perché è una persona comunque che ha una certa esperienza, e essere voluto per me ha significato tanto, essere voluto in questa squadra dal direttore, in questo ambiente, in questa piazza. Quindi sono molto molto contento di aver scelto Lecce. Grazie. Tonio Del Giorgi, Quotidiano. Ciao, buongiorno, benvenuto. Per te subito la partita dell'ex a Cosenza. Volevo sapere se c'è ancora qualche tuo ex compagno di squadra. Sì, a Cosenza ci sono ancora diversi compagni con cui comunque abbiamo fatto la vittoria dei playoff in Serie C e l'anno della salvezza in B, e ho ricordi sicuramente bellissimi, perché sono stati 2 anni che mi hanno aiutato a crescere tantissimo. E sarà sì una partita sicuramente difficile, perché non è mai facile vincere in trasferta in Serie B e soprattutto a Cosenza, dove comunque è una piazza che ci tiene tanto, e quest'anno hanno fatto comunque 4 pareggi consecutivi, se non sbaglio. Quindi sì, sarà emozionante per me. Carmen Tommasi, Teleramo. Buongiorno e bentrovato. Io ho 2 domande. Volevo sapere cosa si aspetta da questa esperienza in giallo-rosso e se c'è un treno finora della sua carriera che ritiene di aver perso. Allora, cosa ci aspettiamo? Allora, noi dobbiamo pensare a dare, sembra scontato dirlo, ma dobbiamo dare il massimo ogni singolo allenamento, ogni partita, e raccogliere il più possibile, e poi tra qualche mese vedere a che punto siamo. Ma io penso che ci si arriva solo attraverso il lavoro, il sacrificio e la voglia di raggiungere certi obiettivi. Quindi ora è presto dirlo, però possiamo garantire che suderemo questa maglia, daremo il massimo e poi vedremo il da farsi. Sui treni persi nella mia carriera non ho grossi rimpianti, perché io penso che per ogni situazione ci debba essere il tempo giusto. Io, per dire, 5-6 anni fa andai a Empoli in Serie A, ma sicuramente ero arrivato là infortunato, ma non ero pronto per quella categoria. Ho dovuto fare un certo percorso, che era passare comunque dalla C, vincere la C, arrivare in Serie B, confermarmi e per poi arrivare in Serie A e comunque dimostrare che di poterci stare. Quindi sono contento del percorso che ho fatto.
Giuseppe. Giuseppe Calde deve trasportare l'altra mano. Se non sbaglio, sei cresciuto nel Sassuolo. Fino a quanti anni sei rimasto? E se quella forse può essere, anche se con obiettività hai detto bisogna avere il tempo giusto e arrivare a certi traguardi nel momento topico, quando si è pronti. E poi, per la tua altezza, hai sempre giocato da difensore o hai avuto altri ruoli da ragazzino? Allora, Sassuolo ho fatto dagli allievi nazionali alla primavera, quindi 3 anni. Prima invece ero a Modena, che comunque era negli anni, in quegli anni era tra Serie B e Serie A, aveva un bel settore giovanile. E poi andai a Sassuolo, come dicevo, negli allievi nazionali, feci 3 anni fino in primavera e anche lì stesso discorso, Sassuolo era in Serie B, la prima squadra, io uscivo dalla primavera e non ero pronto per fare il salto settore giovanile prima squadra. Quindi ogni giocatore secondo me ha la sua strada, io ho dovuto percorrerla, metterci un po' più di tempo, capire alcuni meccanismi, migliorare la vita professionale fuori dal campo, dentro al campo. E quindi no, non ritengo anche quello un rimpianto, assolutamente. E l'altra domanda? Il ruolo. Ah, il ruolo ho sempre fatto, diciamo, da quando gioco in prima squadra, sempre il difensore centrale, assolutamente. L'ultima domanda di Carmelo Massi. Pensa che sia una delle Serie B più competitive degli ultimi anni? Ma sicuramente sì, ci sono un sacco di squadre attrezzate, quindi già di per sé è un campionato difficile. Quest'anno lo ritengo ancora un po' più, si è alzato un po' il livello, e sicuramente non aiuta piazze come Lecce, come comunque piazze calde dove il tifo è esigente, non aiuta il fatto di non avere i tifosi sugli spalti, perché già mercoledì sera ci avrebbero dato una grossa mano, anche qualche migliaio di tifosi in più comunque che si fanno sentire, ti applaudono, ti sostengono gli ultimi minuti, sono sicuro che l'avremmo vinta, perché io ho giocato tante volte contro Lecce e giocarci qua, anche se il risultato era in bilico, pareggiavi e poi iniziavi a sentire comunque i loro tifosi, sostenere la squadra, così era dura portare punti a casa quando ci giocavo contro, quindi è sicuramente penalizzante per non avere i tifosi, secondo me, sia per lo spettacolo che per la gente stessa che non riesce a venire allo stadio. È un peccato.